Ciao, sono William Bisacchi e oggi parleremo di posa certificata, la grande bugia. Il titolo è volutamente provocatorio, però si sente talmente tanto parlare di questa posa certificata che vorrei entrare un minimo nel dettaglio. Vorrei mettere subito dei paletti. La posa certificata in realtà non esiste. Non esiste perché? Perché non c'è nessuna legge italiana che ti obbliga a certificare la posa in opera, cosa che invece avviene ad esempio con la marcatura CE dei serramenti. Marcatura CE, ci sono delle norme e delle leggi che ti dicono come e cosa e poi sei obbligato a fare, come ad esempio avviene per le vie di fuga o come avviene con le opere strutturali, con la carpentiera strutturale. Ci sono tante certificazioni che sono obbligatorie, ma la posa in opera non è una di queste. Quindi quando si parla di posa certificata bisogna stare un pochettino attenti, anche perché cioè, quando tu vai da un rivenditore, il tuo rivenditore ti parla di posa certificata e tu non la conosci. Tu cerchi, ma che cos'è sta posa certificata? Poi vai su Google e magari trovi il mio video. Poi insieme al mio video trovi un sacco di articoli che ti spiegano un sacco di cose. Poi si accendono un pochettino di campanelli nella testa e dici, aspetta un po' che forse quello che mi sta dicendo non è proprio esattamente così al 100%. Allora cosa bisogna fare? Una posa si parla, a me piace parlare ad oggi di posa a regola d'arte. La regola dell'arte vuol dire seguire i migliori concetti, le migliori normative che sono attualmente presenti sul mercato. E ad oggi, che è uscita già da un anno fa, c'è la norma 11673.1, che è composta da tre parti, è uscita la prima parte, che parla di come andrebbe, come, no, come andrebbe, come va fatta una posa in opera, con quali materiali e con quali metodi, con quali criticità stare attenti, ad esempio i ponti termici come risolverli, il cassonetto come risolverlo, il davanzale come risolverlo. E questa norma, per descrivere in parole semplici, che è una cosa facilissima da fare, ti dice: se io compro questo infisso che va ai 100 km orari, devo mantenere la stessa prestazione, quindi sempre 100 km orari, anche una volta posato in opera, e devo garantire questa prestazione nel tempo, quindi non che lo monto e garantisco le prestazioni e dopo una settimana cade a pezzi. Come si fa ad ottenere questo? Beh, è semplice, ci si affida a un'azienda che è abituata a lavorare in un certo modo. Ad esempio, si parte dal primo sopralluogo in cantiere, dove si decidono tutte le caratteristiche della posa in opera, insieme al committente o alla direzione dei lavori, se c'è un progettista. Poi si torna in ufficio si fa la progettazione della posa in opera, possibilmente con AutoCAD, dove si vanno a delineare tutti i tipi di prodotti che verranno usati, gli sfiori, gli ingombri, le tolleranze che devono avere profilo, controtelaio e muro, in modo da disegnare sia il nodo primario, che è il collegamento tra controtelaio e muro, se c'è controtelaio, sia il nodo secondario, che è il collegamento tra infisso e controtelaio. Una volta fatta questa fase, si inizia la progettazione, si inizia la produzione dei controtelai e o degli infissi, a seconda dei casi. In questo caso, certificate gli infissi, perché ricordo che gli infissi esiste una legge italiana che ti obbliga a certificare i serramenti, ma non la posa in opera. Poi cosa fa? Ci si mette d'accordo con te cliente sul giorno della posa in opera, si istruiscono i propri posatori con tutti i fogli di posa, i progetti, tutte le cose che sono studiate all'inizio, in modo che loro, quando vanno in cantiere, sanno già esattamente che cosa fare e che tipi di materiali occorrono, sia come isolamento, come termica, come acustica, ma anche come fissaggio, che è molto importante e che non va sottovalutato, perché un fissaggio, ad esempio, come dice la norma, ogni 70 cm può andare bene per un infisso normale, ma se parliamo di un infisso con un vetro molto pesante, può essere necessario aumentare il numero dei fissaggi. Poi si va in cantiere e si esegue la posa in opera vera e propria. Ad oggi, non esistono dei regolamenti particolari, si sta studiando la norma 11673 nella parte 2 e nella parte 3, dove praticamente verrà chiarito che tipo di patentino, che tipo di scuole, di prove dovranno fare i posatori per poter venire in cantiere a posare i serramenti, e nella terza parte probabilmente verranno segnalati quali saranno le figure che dovranno controllare che tutto avvenga nel migliore dei modi. Quindi domani, speriamo presto, ci potranno essere dei patentini di posa e dovrai richiedere un posatore con un patentino di posa in opera, che è diverso da quello che già esiste oggi nel mercato, i patentini, no, i patentini, i certificati che fanno e chi fa corsi di posa attualmente, ognuno lo fa a suo modo, cercano di seguire la norma, cercano di farlo nel migliore dei modi e hanno fatto un gran bene al mercato dei serramenti. Però non c'è nessuna legge che dice chiaramente che quello che stanno facendo è giusto o sbagliato.
fine dei lavori, verbale di collaudo, si guarda insieme al cliente o alla direzione dei lavori che tutto sia conforme a quello che si è ordinato, si segnano eventuali anomalie o rotture o difetti se ci sono stati e poi si passa alla fase della garanzia, perché da quella data partono le garanzie di legge. Io spero che avrai il buon senso di affidarti a chi ti dà delle garanzie superiori a quelle di legge, perché di legge parliamo di una garanzia di 2 anni, 2 anni mi sembra un po' poco per una finestra che deve durare 30 anni. Poi ultima fase, perché la posa in opera non finisce qui, ma c'è anche il post vendita, cioè se la posa è fatta come si deve, se è progettata e tutto, io mi auguro che chi ti fa il lavoro abbia una cartella elettronica all'interno del suo computer dove all'interno ci sono tutti i materiali che ha usato, la progettazione dei nodi, eventualmente un domani per avere i pezzi di ricambio, per fare delle modifiche. Questo significa, ecco, una posa a regola d'arte. Bene, anche per oggi abbiamo finito. Hai capito che non basta aver fatto un corso di posa in opera per dire che ho una posa in opera certificata, ma occorre ben altro. Ad oggi occorre avere una posa a regola d'arte che è molto simile a quello che ti ho descritto. Domani, quando uscirà la norma UNI nella parte 2 e nella parte 3 e magari una legge che renderà obbligatorie queste norme, allora potremo parlare finalmente di posa certificata. Io mi auguro che esca presto, perché noi a Bisacchi osserviamo tutte le norme in maniera molto scrupolosa, anzi le facciamo in modalità, diciamo così, più restrittiva. Ci piace andare un pochettino oltre, perché diamo delle garanzie diverse da quelle che vengono date dalla legge, siamo sicuri del nostro risultato e ci teniamo al lavoro che venga fatto come si deve. Se ti occorre un nuovo infissi, sai come contattarci, puoi compilare il form che trovi qui sotto sull'articolo di blogbisacchi.it o andare su bisacchi.it e compilare il form. A presto e al prossimo video. Ciao!